Questo è il video come appezzottare un bridge. Annotate, questo è il bridge con il nome di quella chiavica del mio collega scritto sopra. Su questo bridge deve essere sovrapposto il nome di una persona che vale nettamente di più, che sarebbe il mio nome ovviamente. Quindi l'opera finale dovrebbe più o meno sembrare così, anche se ora per ora è storto. Ora vi faremo vedere come si appezzotta un bridge in tempo reale. Forza signorina, lei però non deve bere, altrimenti sta appezzottando e viene manca a chiavi. Vabbè, mentre la signorina apre lo scoccio che non è capace di aprire, facciamo una panoramica del posto. Questo è praticamente un locale dedicato a Tolkien, che sarebbe quello scrittore famoso che ha scritto Il Signore dai Mille Cazzi. In pratica, come sapete, nel Medioevo si portava molto la birra, infatti questo locale è servito solo a birra, notate? Vedete quante birre? Quelle sono tutte birre. Il locale è questo qua, vedete com'è carino? Guardate, guardate, faccio il giro dall'altra parte, se no non ci arrivo. Questo, visto? Questa è Claudia che ora sta per tagliare. Non si apre lo scotch. Non si apre lo scotch. Al finale manco scotch da paravista film. Lei dice che ci vogliono le forbici, ma al finale non saprà più scoccio, abbiamo capito. Luca che c'ha le mani a tavoletta e lo può fendere. Ma Claudia, era questo cazzo di scoccio, ma usa la lingua, usa i denti. Difficile perché vedi, non c'è molto spazio. Vabbè, dopo secondo tempo faremo vedere direttamente realizzato la nostra opera. Ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta, quindi possiamo proseguire con questa ripresa del cazzo. Allora, togliamo il primo pezzo che fa schifo. Perché sta girando torno torno? Allora, come lo faccio il rotolino soltanto di lato? Ma fai come cazzo vuoi tu, basta che ti sbrighi. Come trattare bene una persona che ti ha accompagnato in viaggio e si è fatto non so quante ore di Guaffiano e saccanze, pagando manco cazzo, paga tutto così e praticamente sei pure facendo in questione. Ah, guarda che sto, guarda. Eccolo qua. Vediamo il risultato finale. Notate? Non so se si legge perché poi è abbastanza grande scuro. Gianluca, non ce l'ha il flash in contemporanea con il video? No, non lo posso fare il flash, bocca a mano. Allora intuirete. Mettilo dentro al bridge, vediamo l'effetto finale, un attimo solo che abbiamo quasi finito. Che ne pensate? Notevole, eh? Bello, guardate, finalmente c'è un nome che vale per questa merda di bridge. Conserviamoci lo scotch che può sempre. Quindi ora vi saluto, alla prossima.